E allora, come dicevamo, stiamo partendo da una delle marinerie più belle di Mergellina, siamo nel Circolo Nautico Posillipo e stiamo preparando l'attrezzatura per questa nuova avventura, quindi stiamo cercando di già montare tutti i mulinelli che l'azienda ci ha messo a disposizione e le nuove canne in questione di cui parlavamo erano la Astrai STG Medium e la Sparide Evo, cioè quindi la nuova Sparide. L'evoluzione di questa canna sta nel bilanciamento della parte del calcio, il cambio del pomello finale come tappino, il cambio sia della placchetta che degli anelli, nella misura 2,40 e 2,70, sempre con due cimini, ma stavolta, signori, Apiflex, il cimino che ha rivoluzionato completamente in azienda Tubertini e in tutta Italia la storia della cima. Questa qui è solo con questo tipo di cima che possiamo fare questo lavoro, tutti gli altri possono venire meno tranquillamente. C'è stato anche il cambio dell'apicale e della misura degli anelli, una canna molto più bilanciata con un po' di schiena in più, in misura 2,40 e 2,70. Lo stesso vale per l'Astrai, la nuova Astrai, che è lì, dove sotto abbiamo un altro gioiello di casa Tubertini, Ryobi, il Venom. Qui abbiamo montato il nuovo multifibre, abbiamo montato il Vidal Multicolor, cambia colore ogni 25 metri, quindi in fase di calata sappiamo sempre le nostre esche a che profondità stazioneranno. Abbiamo il nuovo rotante, l'Osiris, sotto la Sayaka, canna da slow, che oggi useremo con le blattine nel caso, diciamo, i tonnetti o le palamite si presentano un po' più profonde. Abbiamo l'Happy Power Yellow 6000, montato sotto l'Opportunity, una canna polivalente, nata sia per feeder o pesca da fondo da terra che da barca, nella misura di 3,60 m. L'Aquam da 3 metri, una canna da sgombro da barca, con un Ryobi Toda 6500. In bobina abbiamo detto Viral Multicolor, Ryujin 30 libre, Top Score 030, 026 Sky Blue, la lenza di Marco Volpi. E qui c'è la cassettina che noi organizziamo come sempre in questo modo, tutti i terminali preparati, con sopra l'adesivo che ci specificherà il blu, ha montato gli SSV, il rosso ha montato gli AMI 54 TS, i nuovi AMI che abbiamo fatto in azienda Tubertini, l'arancio con gli SSV di nuovo e gli AMI 553 sui rotolini gialli. Qui ci sono tutte le serie di AMI montate, quindi non potremo sbagliare perché queste cassettine sono fatte appositamente per questo, quindi porteremo i nostri attrezzi in maniera che non abbiano a che fare con la salsedine. E qui tutte le lenze per i terminali, Phantasm, Ghost, Soflex. E poi alla fine, lì in basso, il rotolino più piccolo, l'asso nella manica, R, un nuovo filo che ha rivoluzionato completamente il florine per i terminali. Mi sento, voglio dire, di ringraziare come sempre l'azienda Tubertini che ci mette a disposizione tutte le attrezzature. E un saluto particolare da tutti al mio grande zio, a zio Velio, che era innamorato di questo posto e quindi lo dedico a lui questo filmato. Qui siamo nella zona antistante la montagna di Posillipo, tutta questa zona qui è tutta zona romana, vedete, ci sono tutte quelle posizioni, quelle grotte erano dei vecchi porti romani. Qui questo è il cavallo di mare e qui è soprannominato la Badessa, dove ci sono tutto questo fondale pieno di tufacei. Allora, questo qui è l'insenatura dell'isola di Nisida che si chiama Porto Pavone. Allora, adesso abbiamo mollato sopravento l'ancora, l'abbiamo fatta stendere, quindi il catenario si è steso e poggiato a terra. L'ancora è una Danforth perché questo è un fondale fangoso. Andremo a mettere 2-3 passi di caluma, che praticamente sarebbe, diciamo, un po' di bando per fare assestare il ferro. Poi faremo un nodo semplice e metteremo questo parabordo che ci terrà praticamente poi dopo alla fine lontano dalla barca tutto l'apparato dell'ancora, in modo che quando questi pesci, se verranno, quando verranno, non ci sarà il problema di combatterlo, perché di solito facendo il giro sotto barca, se hai un'ancora a picco che viene dalla barca, il pesce va nella corda. Allora, i compiti a bordo vanno divisi
Sono un pescatore che guarda bene le cosche a scandaglio e continua a fare la manovra di ancoraggio perfetta. Nicola purtroppo non ha molta esperienza, è solo 40 anni che va a mare, quindi ci rendiamo conto che l'ha fatta troppo bene, ma per fortuna ci è andata bene. Adesso cominceremo la fase della pasturazione, una persona quindi che comincerà a prendere le sarde e le alici che abbiamo, voglio dire, come esca, e comincerà a pasturare. Poi prenderemo le nostre buste di pastura, che è sarda mare, quella lì da 2 kg da tubertini semi-umida, e cominceremo a pasturare, creando una scia di interesse per questi tunnidi. Useremo la pastura semi-umida unita con pezzetti e tocchetti di sarde e alici per creare questa scia, che mano a mano creerà, voglio dire, una scia che attirerà i tunnidi. Poi metteremo un secchiello con una retina piena sempre di sardine triturate a un 4-5 metri sotto la barca, tagliuzzeremo tutti questi pezzettini di sarda e alici da unire alla nostra pastura, che è sempre fatta dello stesso elemento, quindi sempre sardine triturate, in modo che in fase di discesa la pastura semi-umida creerà la scia, i pezzetti creeranno colore e altro olio che attirerà, si spera naturalmente, qualche palamita, qualche sgombro, qualche alletterato, e sicuramente si presenteranno anche i piccoli rossi. Creiamo la nostra pallina di pastura, prendiamo i 5-6 pezzetti di sarda, gli daremo la forma di un arancino. Mano a mano che scende si vede quella scia che praticamente attirerà i tunnidi. Lo faremo in tutta la posizione della barca, in modo da creare un po' di scompiglio. Intanto prendiamo un po' di cordino, un 5-6 metri di cordino, dove piazzeremo la rete delle sardine che abbiamo preparato con le sardine tritate all'interno. Ecco, qui ci sono, questa è una retina che prepariamo noi, trituriamo le sarde. Ecco qua, prendiamo il cordino, appoggiamo in modo che si possa continuare a... Facciamo un nodino sulla retina. Ecco qua. Poi facciamo una bocca di lupo e andiamo dietro il nodo, il primo. Stringeremo entrambi, rigiriamo e chiudiamo con un nodo. Ecco fatto. Dopo aver fatto questo lavoro qui, prenderemo le canne e cominceremo a metterle in pesca. Scegliamo un'esca, prendiamo una sardina, gli togliamo la testa e la coda. Andiamo dalla coda sotto la spina, facciamo rientrare il nostro amo, quindi lo giriamo sotto la spina di nuovo, in modo che ha più tenuta, lo mettiamo all'interno della pancia facendo uscire la parte ferrante fuori, e questo è l'innesco. Dopo ci andremo a posizionare le esche tra la mezz'acqua e il fondo. Come amo lì, su quel terminalino lì che abbiamo messo, abbiamo un 553 numero 8. Eccola qua, siamo quasi in pesca, adesso c'è la pancia della corrente che ci porterà poi la lenza in pesca. Qui prendiamo il multifibre, il multicolor, il Viral dello 014 200 metri e molliamo 25 metri. Nicola, il fondo quant'è? 42 metri, quindi 25 metri siamo un po' più... Questa qui però la piomberemo, di modo che ne mettiamo una senza piombo e l'altra la piombiamo. Vediamo che la canna c'ha l'attacco NCI, attacco Nishi, quindi affetta di salame per fare sì che la canna, una volta inserita, innestata, non abbia la possibilità di svirgolare. Eccola qua, è partita. C'è il pesce, eccolo qua. C'è. Togli, piedi la canna. Eccola qua. Canta. Eccola qua. È sicuramente un tonnetto. La spari detiene, non ha problemi a dire la sua. Come vedete, è alla picca adesso. L'unica cosa da fare è prendere quel guadino piccolino che avevamo preso.
non si ferma. Io la faccio più palamita che tonnetto, perché non ne vuole sapere proprio nulla. È ferma, quando è così che si ferma a picca, è più palamita che tonnetto. Il tonnetto tende a vibrare, quando è fermato tende a vibrare. Quindi cominciamo a pompare un po' l'attrezzo, vediamo di cosa siamo capaci con la sparitina. Il Viral risponde, beh, non ne vuole sapere, vabbè. Dai. Siamo al terminale, giro, eccolo là, è un bel tonno, è un bel tonnetto. Eh sì, eccolo là, alletterato, è un alletterato, eccolo qua, eccolo qua. Un pesce, erano quelli che volevamo prendere, lo rilasciamo. Vai, grazie. Allora, inseriamo lo stopperino TB33S sul 26 Floor Carbon della Fantasm. Amo sempre numero 8, lo andiamo a posizionare ad un massimo un metro dall'amo. Questo qui è un SSV, poi prendiamo un piombino a drop a goccia per fare sì che una canna peschi, voglio dire libera, e l'altra è vincolata dal piombo. Quindi prendiamo una black drop da 2 grammi, eccola qua, con tubicino in silicone all'interno, la andiamo a inserire sopra, che andrà imbattuta praticamente sullo stopperino che abbiamo inserito, eccolo qua. Adesso eseguiremo un nodo con il multifibre ed il filo, il nodo del francescano. Quindi prenderemo quest'asola, la gireremo per 8 volte accompagnando le spire per bene, ecco qua, riprendiamo il floor carbon e lo riportiamo dietro, vediamo che il filo mano a mano, ecco qua, ed il nodo è fatto. Ci prenderemo il nostro amo e ci rifaremo l'innesco, stesso innesco di prima. Partiamo dalla coda, passiamo intorno alla spina, quindi da sotto, adesso andiamo da sopra la spina, rigiriamo, riposizioniamo l'amo e facciamo in modo che la punta, quindi l'apparato ferrante, esca al di fuori dell'innesco. Usiamo anche gli ami nuovi, che sono la serie 54 TS, un bel amo sia per gli sparidi che per tutti i pesci che hanno bisogno di un amo potente, con occhiello, nella misura del 2.0. Quindi prendiamo un altro amo e rimetteremo anche quest'altra canna qui in pesca. Quindi riposizioniamo a soletta, 1, 2, 3 e 4, umettiamo, accompagniamo le spire, andiamo verso l'occhiello ed è fatta. Ok, l'esecuzione del nodo è perfetta, eccola qua. Allora, partiamo sempre dalla coda, entriamo, facciamo passare tutto l'apparato pescante, rientriamo sotto l'altra volta, un'altra volta sotto la spina, sempre per fare sì che venga più, si tenga meglio. Entriamo sotto le branchie e usciamo dalla bocca, eccola qua. Tutto l'apparato pescante, l'importante è che sempre quella curva dell'amo peschi fuori, eccola qua. Allora, adesso abbiamo fermato questa qua a più di, a quasi 32-33 metri con il piombo da 2 grammi, ma va molto in corrente, la corrente è molto forte, e ci abbiamo quest'altra qui invece senza piombo, che la facciamo andare sempre in corrente alla ricerca della scia di pastura, dove troveremo, si spera, qualche palamita e qualche alletterato. Riapriamo la frizione perché avevamo chiusa per andare in fase di pesca, ok, e vediamo cosa succede. Rimettiamo anche questa in pesca.
un'orata, Nicola! È un'oratona! È un'oratona, Nicola! È un'oratona! Yeah! Grande Nicola! E questa qui, signori, la dedichiamo al mondo! Bellissima! Che bella, che bella! Dai! Nonostante il tempo, guardate il 54 TS nel labbrone fisso, la signorina non era per niente d'accordo, ma il nostro Nicola, grande Nicola! 30 grammi. Stavo riscaldando a terra. Ma ci vuole la canzone di oro. Eccoci qua, un altro sgombretto. Eccolo qua, eccola qua. Facciamo un altro pesce a fondo. È un bel pesce. Siamo sempre su quella diretta lì, sgombri e tonnetti. Eccola, sgombro, cavallotta. Ecco qua, ecco qua, cavallotta, va pure missile. E allora, abbiamo preso un altro pesce sul fondo, ho messo l'opportunity, penso che questa qui sia un'altra orata, eh. E allora, Happy Power 8000, opportunity 360, dico, vedi che c'è 30 grammi, anche lì, chiudi la frizione. E l'opportunity con l'Happy Power, non gli diamo molto spazio. Il pesce c'è, è lei, è un po' più piccola, ma è lei. Dai che te la metto dentro, dai. Mantieni, mantieni, mantieni. Ed è la seconda! Thanks! You gotta believe it! Una potenza non indifferente. Ha bucato l'abbrone. Questa la dedico a mia moglie che ha la pazienza di sopportarmi e di supportarmi in tutte le cose. Altro pesce sul fondo, ma non ha una grande forza. Dall'idea uno scorfano, qualcosa del genere, boh, vediamo. Eccolo lì. Ah, incredibile. Ha mangiato una sarda intera, eh. Una cagna. Fatti grandi. E allora il test è abbondantemente superato, le canne rispondono benissimo anche a sollecitazioni come quella dell'orata che abbiamo visto prima, che era grande, hanno dato soddisfazione al pescatore. Eccolo qua, e ce l'ho pure io, eh sì. Questo sembra più uno sgombro più grande o un alletterato, ma penso più uno sgombro più grande.
Eccolo, è andato, va, è un rosso, questo va slamato subito con cura. Ok, eccolo qua, l'amo è ben messo, quindi non soffrirà più di tanto. Bellissimi, hanno una forma, sembrano dei missili. Ciao! Penso siano rossi, perché appena gli vai dentro, eccoli. Eh sì, qualcuno più ignorantino, eh sì, senza fargli del male, lo slamiamo con cura. Ok. E allora la giornata è andata benissimo, gli attrezzi sono stati quelli che ci hanno fatto divertire tanto, le novità di Casa Tubertini, Astrai STG, Spari De Evo, Aquam, Opportunity, si sono comportate tutte quante bene, Mulinelli, Filo, tutto il corredo è stato perfetto.